Buongiorno a tutti e bentrovati a Anime Side. Oggi, come avevo promesso, parleremo di build per il nostro gioco preferito dello spazio. Detto questo, prima di tutto ringrazio Malachia perché grazie a lui abbiamo unito le nostre forze. Per adesso mi sono cioè mi sono finito di potenziare io e adesso dobbiamo fare lo stesso discorso per lui. Detto questo, una piccola infarinatura serve per farvi capire cosa hanno tolto e cosa dobbiamo mettere. Quindi passiamo subito alla build dell'Exotuta, poi vi farò vedere quello di una nave, una per convenienza. Allora, andiamo a Exotuta. Una volta che avrete fatto o con gli slot come questi, unità di espansione Exotuta, o a soldi, tutta l'espansione possibile del vostro equipaggiamento, possiamo dedicarci all'espansione. Ora, per chi non è un giocatore nuovo, le tecnologie sono state buttate nell'inventario, cioè sono diventate così, vedete? Ora, tutte le tecnologie potete disinstallarle se non vi servono, nel senso, una volta compravamo una nave e l'arma base dovevamo forse tenercela. Adesso tutte le cose base, anche una cosa dell'Exotuta che non ci piace, non ci aggrada, la cancelliamo. Detto questo, passiamo all'Exotuta, come ho detto. Visto che non abbiamo più la doppia valenza, hanno pensato bene gli sviluppatori, se no li linciavamo, di mettere tre slot sovraccarico. In cosa consistono? Semplicemente, ve lo mostro, hanno un colore diverso. E quello che mettete lì gli viene dato direttamente un buff. Non grosso, però abbastanza. Da 34 sono passata a 42, potenza scudo e integrità 41. Ora, c'è solo da valutare cosa vorreste fare per inserire, per creare la vostra build. Per quanto mi riguarda, la cosa più importante in questo gioco è la difesa. Se avete una difesa alta, voi avete meno problemi nel combattere un esercito di sentinelle o un pirla che vuole fare PvP con voi che vi viene ad attaccare. Ovviamente, contro quelli i giocatori di PC che possono moddarsi, non c'è niente da fare. Ma sul console, se volete difendervi e avete il PvP attivo, la migliore cosa è lo scudo. Ora, gli slot adiacenti di sovraccarico sono messi in posizione tale che non potreste avere la doppia valenza su uno scudo, per esempio. Però c'è anche da dire che loro hanno pensato bene, gli sviluppatori, a non fare in modo che si superi una certa soglia. Un esempio, il mio caccia. Lo prendo un attimo solo per spiegarvi. Il mio caccia dorato, a quanto pare, è cappato a 410,7. Ora, con questo cosa voglio dire? Che ci saranno delle navi che saranno cappate a un danno massimo, a uno scudo massimo e così via. Quindi, certe volte non possiamo superare una certa soglia. Detto questo, quindi io ho optato per mettere gli slot della vita. Tutti, prima di tutto, devono essere messi tutti a quadrato. Come vedete, sono disposti a quadrato. Sì, questo qui in teoria dovrebbe essere qua sopra, giusto? Ma essendo che tanto non me lo calcola, vedete? Non è blu, è indifferente. Comunque, a quadrati, si mette lo slot primario o a destra o a sinistra in basso e poi si mettono gli adiacenti, i potenziamenti. Ora, comprate direttamente quelli a livello S. Questo qua, per esempio, a livello C è un progetto che abbiamo noi e il gioco non lo legge come sovraccarico, ma se voi comprate uno slot sempre dal venditore di B, C o A,
vi darà sovraccarico, quindi è inutile. Comprate evidentemente solo quelli S, ne prendete 3, sperando di droppare, perché ovviamente le statistiche sono casuali. Cioè, dovrete spacchettare per avere delle statistiche elevate o trovare una cosa che non si troverà più perché l'hanno formattata la galassia, un sistema buggato. Sì, l'avevo trovato una volta, avevo fatto pure un video, ma adesso non esistono più. Prima erano rari, adesso li abbiamo salutati. Detto questo, quindi ho messo lo scudo l'ho messo in posizione decente per avere gli schermi al massimo. Non ci sono... Ah, questo lo devo montare. Scusate, mi sono accorto che avevo un potenziamento. Ok. Poi ho messo il jetpack io lo preferisco sovralimentato perché mi serve per esplorare e anche per andare sott'acqua, quindi tanto vale. Ho aumentato il jetpack a livello abnorme, cioè posso stare per un bel po' in aria e si ricarica. Quindi il jetpack iniziale l'ho messo sempre qui a destra, così è vicino al sovraccarico e si prende un buff. Qua ho messo questi altri due. Questo è un altro potenziamento che possiamo costruire noi, sarebbe la ricarica aerea. Quindi, come vedete, io l'adiacente è sempre quello che comprate dal venditore e questi sono quelli che noi possiamo costruire. Ovviamente, anche se io sono a fine gioco e ho le lingue, lo spazio ce l'abbiamo, ragazzi, mettiamolo il traduttore avanzato perché può comunque esserci utile a sbloccare molte di più le conversazioni e le parole. Perché molte volte molti giocatori ancora non l'hanno completato. Ovviamente ho optato per, visto che abbiamo lo spazio, vi consiglio di mettere i moduli di termici, ma anche per radiazioni, tossico e così via, e anche per l'ossigeno. Questo farà sì che avrete una copertura al 100% su ogni cosa e potreste avere meno problemi nei territori più ostili della galassia. Ora, seme stellare e rimembranza, io qua ho messo il seme stellare soprattutto in sovralimentazione perché è una componente che dà protezione ai rischi. Ora, parlando di seme stellare e rimembranza, sono due progetti che io ho rifatto il gioco da capo, cioè proprio da zero, non sono riuscito più a ottenerli. Quindi o sono progetti obsoleti, e come sapete i progetti obsoleti non si trovano più in questo gioco, quindi ce l'hanno solo i giocatori del Day One, oppure hanno cambiato completamente il modo di ottenerli. E ancora non l'ho capito nella partita da zero. Fatto sta che ora come ora, se conoscete qualcuno, e quindi ecco una soluzione che vi posso dare, per avere un seme stellare e una rimembranza, basta che il giocatore, che tanto se lo può costruire, prende il seme stellare, vada al carico e lo metta qua per dire. Cioè, lo può disinstallare, gli viene dato il pacchetto. Per farvi un esempio, sull'astronave ve lo faccio vedere, io ce li ho i pacchetti. Uno. E due. Quindi basta disinstallarli e regalarli a chi ne ha bisogno, volendo, eh. Quindi sto un attimo fermo, così potete fare uno screen o quello che vi serve per copiare, ma non è che ci vuole un arco di scienza. Fate conto che qua gli metterò un altro livello S per il calore e un altro tossico. Per il resto, per adesso, è questa l'unica cosa che ho installato come build dell'Exotuta. Non serve nient'altro. Passiamo all'astronave.
L'astronave è lo stesso discorso. Sbloccatevi tutto quello che c'è da sbloccare. Poi, adesso c'è la possibilità di disinstallare le armi iniziali di una nave. Quindi, per esempio, il cannone fotonico, che era l'arma principale del caccia dorato, io l'ho disinstallata, che a me non serve. Perché non serve? Per tanti motivi, ve ne dico alcuni. Prima di tutto, avere tante armi in una battaglia non serve, cioè perdete tempo a switchare e se siete in difficoltà contro l'esercito delle sentinelle o i pirati oppure chissà quale cosa avete davanti, un giocatore, non lo so, voi perdete secondi preziosi per difendervi, per controbattere. Quindi sceglietevi le armi che più sono adatte a voi. Per me la migliore rimane la ballesta ciclotronica, poi ve lo spiego meglio quando parleremo della PvP, perché la ballesta ciclotronica è una delle poche armi che ha un enorme potenziale di danno per gli scudi, per i deflettori. Quindi ho fatto una build sulla balestra ciclotronica con i due slot adiacenti di sovraccarico, sovralimento, come lo volete chiamare. Ho messo quello che mi dava più danni e dispersione calore al sovraccarico. Poi ho messo lo slot dell'arma, cioè quello che indica quello che è l'arma, che dà il danno, diciamo, alla fine, nel sovraccarico, così da ottenere un maggiore potenza danni sia da parte dei deflettori che alla carena della nave nemica. Vi faccio vedere. Vedete come cambia? Anzi, ve lo metto qui. Cioè, mettendolo adiacente avreste dai 2000 ai 3000, ok? Questo se voi non usate il sovraccarico. Usando il sovraccarico cambia la situazione. Vedete, capito? Cosa comporta avere, che so, un 38.500 danno al secondo per gli scudi? Che il deflettore nemico lo deflagrate, deflagrandolo o continuo a fare i danni con la balestra ciclotronica, che è una delle armi più veloci, oppure switcho, quindi premo una sola volta il triangolo e gli butto un bel lanciarazzi. Il lanciarazzi ha un 6000, quindi qualsiasi cosa colpisce lo deflagra, proprio lo porta dall'altra parte del multiverso, tanto che lo demolisce. Quindi per me le armi migliori per una build d'attacco rimane lanciarazzi e, come ho detto, ballesta ciclotronica. La velocità di base, io ho lasciato la base senza sovraccaricarla perché 893 sono buoni, anche volendo non si, adesso comunque la velocità in pulso rimane cappata sui 2009, 2005. Non avrete i 10.000, i 99.000 che si potevano avere con quel glitch permesso dagli sviluppatori. Quindi tanto vale, ragazzi. 893 sono discreti, vi riuscite a muovere bene e potete prenderli bene bene alle spalle, amici. Consiglio di mettere comunque gli ammortizzatori per i propulsori da lancio, così sprecate meno in risorse. E gli scudi devono essere sempre una delle cose iniziali per fare una build, soprattutto perché la difesa è la migliore cosa, perché, come ho detto, se uno usa già questo qui, la balestra ciclotronica, come l'ho fatta io, gli scudi non li vede, cioè quattro pugni sono giù. Quindi tanto vale mettere gli scudi al massimo, così state più tranquilli e niente. Poi ci ho aggiunto la coranza ablativa, che comunque, come ho detto prima, è la stessa cosa su tutta. Voi potete aggiungere
i progetti ai buff che già danno quando comprate i pezzi delle vostre armi. Anche cambiando, vi faccio vedere che comunque 417 è 410.7 è il danno massimo che posso ottenere. Facciamo, ve lo sto dimostrando, vedete? È cappato, cioè non c'è modo di arrivare a un danno maggiore. Quindi tanto vale, io ho messo il lanciarazzi. Questo è come ho fatto la build sull'astronave. Ovviamente per adesso gli slot, questi qua li userò sicuramente per aumentarmi l'iperguida, però per il resto tutte le armi in più, raga, non serve. Cioè, è inutile che ci giriamo intorno, non servono a niente. Parliamo del multitool. Becero, brutto, ma perché sono qui? Perché mi sono ricordato che dovevo controllare il multitool. Cioè, io avevo fatto la build su multitool, però non avevo controllato se potevo comprare slot con questa nuova espansione Waypoint. Ora, vi faccio vedere che mi sbagliavo e si possono comprare altri slot. Cioè, è diventato enorme multitool. Questa è la postazione multitool nella stazione spaziale. O si installano slot espansione che trovate saccheggiando alcuni mercantili, oppure facendo le navi, cioè i mercantili alla deriva. Un altro modo per ottenerli è mandando spedizioni. Ora, un altro modo è quello di comprarli. Come vedete, la spesa è diventata molto esosa. Non mi bastavano neanche i soldi che ho fatto. Però per quello che ci serve per creare una, diciamo, la nostra build offensiva, ce l'abbiamo già le cose. Vi faccio vedere che per ogni acquisto cioè è diventato enorme. Cioè, io avevo più multitool proprio per svagarmi. Uno lo uso in un modo, uno lo uso in un altro. Adesso ci hanno accontentati, che una volta lo chiedevamo questa cosa, ma così è troppo per me. Insomma, qua vedete, aumenta sempre più di 50.000. No, ah, no, 600.000 è il cap massimo del prezzo che si può fare. Non voglio pensare quanto lo posso espandere ancora, dovrò fare i soldi. Però si può dire che adesso potete mettere tutto in un solo tool. Io preferivo come prima. Ma fatto sta, facciamo questa benedetta build. Ora, il mio multitool attuale ha una potenza di danno 13.000. Non è cappato, perché se io caccio, ci sono 3 slot. 1, 2, 3, 4 slot sovraccarichi. Ce n'è uno in più rispetto alle navi, perché il multitool dovrebbe funzionare anche per fare altre robe. Però io lo utilizzerò, uno per fare esplorazione, uno per picchiare. Diciamo che si vede che non è cappato, perché se io sposto per esempio questo qui, che è il cannone al plasma, e io prendo un pezzo, questo, e lo metto nell'altro sovraccarico, arrivo già a 14.000. Ma ce n'era uno che arrivava a 15.000. Vabbè, avevo fatto esperimenti, comunque arriva a superare il mio, i 15.000 arriva a superare. Come sempre dobbiamo mettere i pezzi adiacenti in modo da avere
un buff danni, e poi a quel buff danni mettiamo anche il sovraccarico, quindi avrete un'ottima potenza. Io penso la stessa cosa che ho detto con le navi: avere tante armi in un momento concitato non serve. Sì, ora possiamo averle, ma se volete un'arma che fa solo danno, conviene che vi tenete due armi. Io in questo caso ho tenuto il ballcaster e lo sputa impulso. Ho scelto queste due armi. E il cannone a plasma per lanciare le granate. Fine, non ho messo tante armi perché lo reputo poco necessario. Ovviamente, adesso che c'è l'espansione massima, ne create uno goliardico con tutte le armi possibili. Se volete. Per quanto mi riguarda, lo terrò così. C'è molto da dire rispetto all'astronave. C'è soltanto da dire che dovete sempre metterne 4 e usare quello che più vi aggrada. Detto questo, ve l'ho detto, il cap massimo è 600.000 se usate i soldi. Conviene trovare le espansioni multitool, come ho detto prima, saccheggiando, mandando flotte di navi, oppure andando a esplorare le navi, le ammiraglie alla deriva. Cioè, in questi tre metodi dovreste trovarli. Poi, una volta trovati, o li sdoppiate, in modo più semplice di sdoppiarli e farlo con un amico, passate la roba, voi salvate prima che passate la roba, fate il salvataggio manuale, voi ricaricherete la partita con manuale, ripassate ancora roba al vostro amico e così via. Fate questo ciclo, il vostro amico ve la ripassa e avete la roba sbloccata, diciamo duplicata in maniera più legit rispetto a come si potrebbe fare. Oppure vi mettete di sana pazienza, o fate i soldi, o fate queste cose qua. Io con sana pazienza mi metto a cercarne un po', e forse, visto che ho tanti multitool a sto giro, duplicherò almeno in quella versione più legit i moduli di espansione. Io per adesso è tutto quello che potevo dirvi sulla questione build. Se avete delle domande, scrivete qua sotto, io vi risponderò a breve. Quanto prima farò gli altri video che ho promesso, uno dedicato al PvP, uno a come mettere l'energia alle basi e così via. Un saluto e buon viaggio a tutti. Ciao!